Federico Tubanelli, vi ha fatto molto onore scendere in campo oggi qui a Chioggia, nonostante le diverse assenze causa Covid, però sul campo non siete stati premiati. Purtroppo no, perché anche a causa delle condizioni, ovvero vento forte, non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco. È stata una partita con tante pallonate, giocata sulle seconde palle, e gli episodi hanno premiato la Clodiense. Rispetto alle ultime uscite dove avevate raccolto tre pareggi, la sconfitta di oggi può essere vista come un passo indietro? Beh, da un lato forse sì, anche se ripeto, è una partita falsata, a mio avviso, dalle condizioni, dal vento, che non ci ha permesso di esprimere quello che magari abbiamo espresso le ultime 3 partite. L'episodio determinante probabilmente è stato quel calcio di rigore fischiato a metà primo tempo che ha poi sancito il 2-0 dell'Union Clodiense Chioggia. Ci puoi raccontare quell'azione? Allora, c'è stata una palla sopra dove poi ho cercato di recuperare sul 9 avversario, e nel momento in cui lui stava per calciare ho provato ad oppormi andando in scivolata, e l'arbitro, non so come, ha visto un contatto. Io credo che proprio non fosse calcio di rigore, però insomma neanche questa c'è andata bene, ecco. E loro sono riusciti a portarsi sul 2-0. Prossimo turno contro il Feltre è una partita che il Chanlinx non può più sbagliare perché la vittoria manca da 6 turni. Assolutamente, assolutamente, ma comunque noi ogni domenica cerchiamo la vittoria. Ovvio che in questo momento è ancora più fondamentale rispetto a prima. Prego. Grazie Federico.